Si chiama Cristina Pacecu e pensate che è una donna che è andata in shock settico e a 29 anni di età ha fatto nascere la seconda figlia il 24 ottobre 2022. Il calvario della donna è iniziato una settimana dopo. I primi sintomi da shock settico hanno portato all'amputazione di piedi e mani della ragazza in questione. Dopo 4 mesi in ospedale, però, è riuscita a tornare a casa dai suoi amati bambini, Amelia e il fratello di 2 anni. Lo shock settico che lei si è verificato, i medici purtroppo sono stati obbligati, costretti a amputarle gli arti, è di Pleasanton, in Texas, Stati Uniti d'America. Ha rischiato grosso di perdere miseramente la vita, però per fortuna è riuscita a controllare questa situazione. Ma i medici, ripeto, che le hanno amputato braccia e mani e piedi. Vi ringrazio per l'ascolto e torno a casa dopo 4 mesi. I figli sono l'unica motivazione per cui la donna va avanti. E questo è ciò che dice. Da narratore italiano è tutto. Iscrivetevi, commentate. Ciao.